Siamo mini soldati, disinformati, tipi un po' strani con i miti smontati, ben addestrati a caricare i cannoni, piegati ai capi, zitti a fare flessioni, siamo soldati. Gli uomini e il fuoco, il titolo del videoclip che esce in queste ore, l'autore Gaspare Setaro, un giovane in arte mezzo metro, originario di Padula, che pochi mesi fa ha pubblicato il suo primo lavoro discografico. Questo è il secondo video. Ne parliamo con Gaspare. Cosa ti ha ispirato? Io penso che in un momento storico come questo qua, in cui costantemente siamo messi gli uni contro gli altri, ci sia bisogno di qualcuno che dica: sì raga, ma non per forza dobbiamo etichettarci a vicenda oppure discriminarci solamente per dei tratti distintivi che abbiamo tutti quanti. In realtà siamo tutti quanti esseri umani e dovremmo rispettarci per questo, per quello che siamo. E quindi anche, sia il messaggio del pezzo, così come poi viene trasportato tramite le immagini del video, quello che si vuole far arrivare è proprio questo, di prenderlo anche con leggerezza. Non è una critica sociale forte, più di sottolineare l'assurdità del vedere qualcun altro come diverso. M'hanno donato una maschera, così ti vedo male. Se ti faccio male non ti sento urlare, ma mi guardo allo specchio, c'ho i tuoi stessi occhi, e capisco adesso che non ci sono sbocchi, e non ha senso adesso togliersi il cappello. Scusa se stasera voglio chiamarti fratello. Ehi, ehi, voglio chiamarti. Il mio lavoro, che si chiama Massa Kansas City, è il mio primo disco prodotto per la Old Harlem Serious Music, prodotto interamente da One Man S a livello strumentale, scritto totalmente da me con varie collaborazioni di artisti del territorio e persone con cui collaboro, che ci sono amico più che collega, se vogliamo dire così. Ci sono anche tanti altri pezzi che parlano, qualcuno più alla leggera, altri un po' più impegnati, alcuni tristi, alcuni ci sono anche dei sentimenti miei alla fine, però vanno tutti quanti a sfociare in quell'unico messaggio che si vuole far passare, che è quello di dire: sì, ma il mio pensiero deve rimanere il mio pensiero, a prescindere da chi mi dice questo è giusto, questo è sbagliato. Io devo credere in quello che credo io, non in quello che mi si dice di credere. È un po' strano, perché io ad esempio mi rendo conto che tramite la musica riesco magari a comunicare queste cose che vorrei dire ai miei amici, ai miei coetanei, anche a chi non conosco, che però se io dovessi parlare direttamente e dire questi messaggi con le parole chiare che sono quelle lì e basta, probabilmente non sarei ascoltato, non sarei capito. Come essere giovani nel Vallo di Diano? È un'arma a doppio taglio. Cioè, da una parte appunto la mentalità, non lo so, le poche occasioni che sembrano presentarsi, le dicerie popolari, comunque tutto quello che va a contornare, diciamo, il Vallo di Diano, ti fa sembrare come fosse, diciamo, non so, un punto in cui tu sei fermo, immobile, con i piedi fissi al cemento e non puoi muoverti, non puoi andare oltre. In realtà però dall'altra parte io credo che tutte queste cose qua, tutto questo avere difficoltà per riuscire a fare un qualcosa, cioè lottare per fare anche un qualcosa che magari in una grande città è la normalità, penso che proprio questo vada proprio a rafforzare le persone che riescono a prendere il bene da queste situazioni. E quindi è proprio questo, è un'arma a doppio taglio, che da una parte può ammazzarti completamente, può distruggerti se vuole, se tu ti lasci distruggere, da un'altra parte può essere la tua forza se riesci a renderla tale. Percepisco proprio il senso a volte di disagio, di poca voglia e pochi stimoli tante volte, proprio nel mio uscire il sabato sera tipico, in cui magari ci si ritrova con il gruppo di amici e si inizia a fare delle teorie assurde su cosa fare il sabato e non si riesce a trovare cosa fare il sabato. Ed è un qualcosa di veramente brutto, perché molte volte davvero non c'è cosa fare il sabato. D'altra parte però qualcosina c'è. Molte persone che magari so che il sabato devono ubriacarsi per forza, altrimenti non riescono a divertirsi, oppure si devono drogarsi per forza. Ed è una cosa abbastanza brutta, perché in effetti in molti casi magari porta ragazzi a non concludere nulla, ad essere, come dicevamo prima appunto, bloccati nel territorio che ti vuole bloccare a tutti i costi. Come nasce l'idea di pubblicare un disco e che cosa
Che musica ti piace? Era proprio un'esigenza che sentivo di voler fare un lavoro mio, fare un disco che, con cui poter dire questo sono io, questa è la musica che faccio. E inizialmente, soprattutto in nelle zone dove viviamo, ci si sente spesso dire no, ma è difficile, non puoi farlo, devi andare fuori, ti ci vogliono troppi soldi. Tantissime cose che ti portano solamente ad ammazzare la tua voglia di fare e a bloccarti in un certo senso. Io invece credo che da queste parti, soprattutto come ad esempio mi sono trovato io con una realtà come quella di Old Harlem, in cui la cosa portante, quello che ti fa fare le cose, è semplicemente la forza di volontà, il voler fare quella cosa. Io credo che non sia del tutto vero che qui non si può fare nulla. Io, a dirti la verità, ho deciso di fare questa cosa qua. Ho dovuto fare dei sacrifici, naturalmente. Magari, non lo so, un esempio banale, potevo andare a mangiare una pizza in più un sabato, ho preferito rimanere a casa, ma io so che quella pizza in più, che in quel momento mi avrà pure pesato non uscire, poi è andata comunque a servire a qualcosa, perché il mio obiettivo, il mio scopo in quel momento era quello, volevo fare quello, l'ho fatto. Come ti vedi tu, per esempio, fra 10 anni? Vorresti che la musica fosse il tuo mondo anche lavorativo? Non lo so, non so dove mi vedo, credo, spero in un certo senso lontano da qui, ma sempre un po' qui. Nel senso, mi piacerebbe fare tante esperienze, andare fuori a vedere com'è il mondo là fuori, appunto. Arricchire comunque il mio bagaglio sia personale sia anche a livello artistico musicale, però allo stesso tempo mi piacerebbe anche vedere la situazione qui nel mio territorio comunque portarsi avanti, continuare quello che già si è iniziato da un paio d'anni a questa parte davvero in maniera forte. E mi piacerebbe sì che la musica fosse la mia professione in un certo senso, cioè mi piacerebbe non dover avere il pensiero di lavorare e fare musica e lavorare per fare musica. Mi piacerebbe che la musica fosse la mia prima occupazione, così da potermi impegnare appieno in quello, quindi fare meglio sia la musica e stare anche sereno io e vivere una vita che poi tutto sommato è gratificante, perché comunque sto magari vivendo così. Una persona sta vivendo la vita che vuole. Quindi il sogno che rincorro, sì, è quello alla fine. Ci proviamo, speriamo di riuscire. Scusa, stasera voglio chiamarti fratello, ehi, ehi. Voglio chiamarti fratello, ehi, ehi. Voglio chiamarti fratello, ehi, ehi, ehi. Voglio chiamarti fratello. Scusa, se stasera voglio chiamarti fratello.